Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi vediamo come realizzare questa round bag un pochettino particolare con questi inserti in legno. Poi ho utilizzato questa catena in resina, secondo me stupenda, e le ho fatto la chiusura qua con la pattina e una calamita, in modo che non ci siano problemi di cerniere o quant'altro, che magari qualcuno di voi ha più difficoltà ad attaccarle. In questo modo non occorre la cerniera. È una chiusura praticissima e anche carina esteticamente, quindi spero che vi piaccia. Fatemelo sapere nei commenti. Vi lascio il tutorial. Allora, quello che ci occorre per realizzare questa borsa è innanzitutto del cordino Swan. Io vado ad utilizzare questo bel colore arancione intenso, poi ci serviranno degli inserti in legno. Io vado ad utilizzare questi, ne occorrono due, uno per il davanti e uno per il dietro della nostra borsa, perché la faremo esattamente double face, quindi uguali le due parti. Ci servirà un marcapunto, poi ci servirà una gotila fettuccio e un uncinetto. Numero 3 e mezzo con cui andiamo a lavorare il tutto. Vi ricordo che tutto l'elenco del materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it e che i fondi in legno, quindi gli inserti in legno come questo, li realizziamo su ordinazione e non solo, sono prodotti regionalmente da noi, e se li volete richiedere di misure differenti potete contattarci e appunto richiedere il vostro fondo, il vostro inserto. Detto questo, vi lascio al tutorial. Allora, per iniziare prendiamo il nostro cordino e facciamo un anello magico. All'interno del quale andiamo a lavorare 6 maglie basse. Tiriamo e andiamo a chiudere il nostro anello magico. Adesso per ognuna di queste maglie che abbiamo fatto, andiamo a lavorare 2 maglie basse per ogni punto, quindi alla fine del giro avremo un totale di 12 maglie. Quindi lavoro, vedete, la prima maglia nel primo punto basso, mi inserisco nuovamente nello stesso punto e vado a lavorare una seconda maglia bassa. Quindi vedete una maglia bassa e una seconda maglia bassa. Stessa cosa per il punto a fianco. Quindi di nuovo una e un'altra sempre nello stesso punto. In questo modo ne abbiamo già fatte 4. E voilà, ecco che abbiamo fatto tutte e 12 le nostre maglie. Nella 12ª maglia vado a inserire il mio marcapunti in modo da ricordarmi sempre dove devo terminare il giro. E adesso iniziamo la sequenza di aumenti tipica delle forme circolari. Quindi andremo a fare il primo giro dove lavoriamo una maglia bassa nel primo punto e nel punto successivo invece andiamo a fare 2 maglie prese nello stesso punto. Quindi una, rientro e vado a fare una seconda maglia sempre nello stesso punto. Dopodiché vado a fare una maglia bassa nel punto successivo e di nuovo 2 maglie basse nel punto dopo ancora. Alterno questa sequenza per tutto questo giro. Nell'ultimo punto dove qui ho il marker devo andare a fare le ultime 2 maglie basse prese nello stesso punto, quindi una e una due. Nell'ultima di queste maglie vado nuovamente a inserire il marker. E a questo punto iniziamo un nuovo giro dove questa volta alterneremo 2 maglie basse fatte nei primi 2 punti, quindi una e una due, e nel terzo punto andiamo a lavorare 2 maglie, puntando quindi sempre nello stesso. Alterniamo questa sequenza per tutto il giro, quindi di nuovo 2 maglie basse nei successivi 2 punti, poi di nuovo
un aumento, ovvero due maglie basse prese nello stesso punto. Iniziare un nuovo giro e questa volta andremo a lavorare 3 maglie basse nei primi 3 punti, mentre nel quarto punto lavoreremo 2 maglie basse prese nello stesso punto e ripeteremo la sequenza per tutto il giro e dobbiamo proseguire così, quindi tutto questo giro alterniamo 3 maglie basse e poi un punto ne lavoriamo 2. Il giro successivo lavoreremo 4 maglie basse e nel quinto punto andremo a lavorarne 2. Il giro dopo ancora lavoreremo 6 maglie basse e nel settimo andremo a lavorarne 2 e l'ultimo giro che dovremo andare a fare saranno 7 maglie basse con un aumento nell'ottavo punto. Ok, quindi proseguiamo così fino ad arrivare al giro dove faremo 7 maglie basse nei primi 7 punti con nell'ottavo punto 2 maglie basse prese nello stesso punto. Raggiunta questa dimensione, quindi l'ultimo giro, come dicevo prima, abbiamo fatto 7 maglie basse e nell'ottavo punto 2 maglie basse prese nello stesso punto, vedete che la grandezza che abbiamo ottenuto è più o meno quella uguale del nostro inserto ed è proprio quello che volevo, perché adesso vi faccio vedere come andare a fissare l'inserto alla parte lavorata in modo che la parte lavorata sia da dietro, riempia i buchi e faccia da sfondo, diciamo, al nostro inserto in legno. Quindi andiamo a sovrapporre in questo modo, entriamo nel primo foro dell'inserto di legno e nel primo punto qui che ci troviamo di fronte agganciamo il filo, lo estraiamo da entrambe le parti e andiamo a fare una maglia bassa. Rientriamo ancora una volta nello stesso foro dell'inserto di legno e però ci spostiamo stavolta nel punto a fianco, vedete, in questo modo estraggo nuovamente il filo e vado a fare un punto basso. Dobbiamo ripetere la stessa cosa per tutti i fori, quindi entro nuovamente nel foro e vado nel punto a fianco, estraggo il filo e faccio un punto basso. Rientro nuovamente nello stesso foro, prendo però la maglia che ho di fianco, estraggo nuovamente il filo e chiudo facendo una maglia bassa. Quindi aumentiamo i punti diciamo ci troviamo andando a fare 2 maglie basse per ogni foro, ok, e in questo modo andiamo ad attaccarci alla parte che abbiamo lavorato precedentemente e uniamo le due cose assieme. Quindi procedo in questo modo fino ad aver attaccato interamente l'inserto. Allora, una volta che abbiamo concluso questo giro, vedete che abbiamo inglobato l'inserto di legno ed è tutto chiuso dietro in questo modo e siamo pronti, diciamo, a partire a lavorare la nostra borsa. Quindi da adesso andiamo a lavorare 2 giri di maglia bassa così come si presentano, lavorando un punto basso per ogni punto sottostante. Procediamo in questo modo per 2 giri. Il prossimo giro invece, dopo aver fatto i 2 lavorando le maglie così come si presentano, andiamo a fare un giro dove facciamo 3 maglie basse nei primi 3 punti, quindi 1, 2 e 3, e nel quarto punto andiamo a fare un aumento, quindi lavoriamo 2 maglie prese nello stesso punto, una, rientro nello stesso punto e lavoro la quarta. Alterniamo questa sequenza per tutto il giro, quindi adesso di nuovo facciamo 3 maglie basse nei successivi 3 punti e in quello dopo ancora invece andiamo a lavorarne 2. Procediamo così per tutto il giro. Il giro successivo vado a lavorare i punti così come si presentano, quindi andiamo a fare una maglia bassa per ogni punto sottostante. E così via. Il prossimo giro andiamo a lavorare 4 maglie basse nei primi 4 punti, quindi 1, 2,
3 e 4, e nel quinto punto andiamo a lavorare due maglie basse, quindi una, rientro nello stesso punto e ne lavoro un'altra. Alterno questa sequenza per tutto il giro, quindi adesso andremo di nuovo a fare 4 maglie basse nei successivi 4 punti, 1, 2, 3 e 4, e dopo nel punto successivo invece andiamo a lavorare 2 maglie nello stesso punto. Proseguiamo così per tutto questo giro. Il giro seguente andiamo a lavorare un punto basso per ogni punto sottostante. E così via. Arrivati a questo punto ci mancano solo più 2 giri. Quello che dobbiamo andare a iniziare adesso, che prevede di lavorare 5 maglie basse nei primi 5 punti. E poi nel punto successivo invece andiamo a lavorare 2 maglie basse nello stesso punto. E dobbiamo ripetere questa sequenza per tutto il giro, quindi adesso lavoreremo di nuovo 5 maglie basse nei successivi 5 punti e poi nel sesto andremo a lavorare 2 maglie nello stesso punto. Il giro successivo, ovvero l'ultimo dopo questo qua che abbiamo appena iniziato, è un giro completo maglia bassa dove lavoro i punti così come si presentano. Quindi vado a completare ancora questi 2 giri e poi vi faccio vedere come proseguire, però abbiamo, diciamo, imbastito quello che è il davanti della nostra borsa. Una volta arrivati al termine andiamo a fare dell'ultimo giro, al termine dell'ultimo giro facciamo una maglia bassissima, dopodiché ci inseriamo, estraiamo l'uncinetto, ci inseriamo nel punto a fianco, agganciamo la solina che abbiamo qui e la facciamo fuori uscire. In questo modo andiamo a eliminare il dislivello che si è creato e possiamo andare a tagliare e chiudere il lavoro. Allora guardate, ho realizzato le due parti della mia borsa, il davanti e il dietro, e come potete notare in questo sono andato ad impreziosirlo con un giro a punto catenella realizzato con uno swan color burro che richiama l'inserto in legno. Io lo trovo veramente un tocco un po' fine che alleggerisce tutto questo arancio molto intenso, e quindi adesso vi faccio vedere sull'altro come si realizza. Quindi se avete piacere di farlo dovete procurarvi del cordino appunto di un altro colore in contrasto, ne serve davvero poco, quindi anche se avete degli avanzi a casa vanno benissimo. Ok, quindi andiamo a fare il cappio. Poi come potete vedere io sono andata a fare questo giro saltando 3 giri di maglia bassa dal centro, quindi vedete che anche qui conto 1, 2 e 3, dovrò inserirmi qui subito dopo il terzo giro. Quindi andiamo ad estrarre con l'uncinetto l'asola da questo punto, infatti da questo terzo giro, vedete che ne ho lasciati 1, 2, 3, mi inserisco qui a cavallo del terzo giro. Una volta che ho estratto l'asola, semplicemente passo nel foro a fianco, nel punto a fianco, seguo i punti della lavorazione, estraggo il filo e vado a fare quella che è una maglia bassissima. Si formeranno in questo modo tante piccole catenelle che formano il disegno. Ok, quindi vedete che io sempre vado a estrarre il filo e vado a fare questa specie di maglia bassissima. E quindi procedo in questo modo seguendo sempre il giro di lavorazione, ok? Facendo tutto un giro a cerchio. Una volta terminato il giro possiamo tranquillamente tagliare, estrarre il filo, andiamo con l'uncinetto ad inserirci nella metà del primo punto lavorato, agganciamo il filo e lo trasciniamo da sotto. Voilà, in questo modo abbiamo chiuso
questo giro ed ecco che abbiamo terminato la lavorazione anche di questo contorno, che io lo trovo veramente molto d'impatto. Quindi adesso non ci resta che andare a fare il laterale. Per quanto riguarda invece il laterale, andiamo a fare il cappietto di inizio e abbiamo 15 catenelle, 14 più 1. Fatte le catenelle, andiamo a inserirci nella seconda e lavoriamo la prima maglia bassa e andiamo a questo punto a fare una maglia bassa per ogni catenella sottostante. Quindi in totale avremo 14 maglie basse. Arrivati al termine del giro, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e di nuovo andiamo a lavorare una maglia bassa sopra ogni maglia bassa del giro precedente. Allora, guardate, per il laterale alla fine ho realizzato una striscia lunga 75 cm, ovvero lunga quanto la circonferenza della nostra borsa più un pezzettino qua di sormonto che mi serve per realizzare quella che sarà la pattina con una chiusura a calamita del nostro tombolino. Ok, quindi io ho realizzato alla fine una striscia di 75 cm. E adesso vi faccio vedere come andarla ad attaccare alla borsa. Allora, prima di iniziare ad attaccare il nostro laterale, sono andata con due marcapunti a indicare quella che sarà l'apertura della mia borsa, ovvero in tutto questo tratto non andremo ad attaccare il laterale e quello che passerà di qua sarà la pattina, ok? È quella che ci permetterà di aprire accedere effettivamente alla nostra borsa. Quindi ho individuato all'incirca la metà, dalla metà ho contato 11 e 11 più il punto di mezzo, ho lasciato 23 punti, ok? E li ho indicati con questi due segnapunti. Quindi adesso andrò ad attaccare il mio laterale per tutto il restante cerchio tranne che per questa parte, ok? Quindi vedete che io qua ho il mio laterale, sono ancora qui dove ho finito di lavorare, non ho staccato il filo perché lo utilizzo direttamente per andarmi ad attaccare alla borsa. Come abbiamo detto che dobbiamo partire da qua, quindi io mi inserisco nel primo punto del mio lato e nella costina più esterna del mio corpo borsa, poi prendo il filo e chiudo tutto facendo una maglia bassissima. Stessa cosa ripeto per il punto successivo, quindi mi inserisco in un punto del laterale, in un punto della mia borsa, estraggo il filo e vado a fare una maglia bassissima e procedo in questo modo. Vedete, qui si crea la costina in rilievo di cucitura dove andiamo ad unire il laterale al corpo borsa. Quindi procedo, vedete, ad attaccare tutto il corpo borsa fino all'altro marcapunto. Questa parte, come vi dicevo prima, sarà quella che ci permette di aprire e chiudere la nostra borsa, fungerà da pattina e non andremo ad attaccarla. Ok, quindi quando saremo arrivati all'altro marcapunto dobbiamo andare invece ad attaccare l'altra parte in quello che sarà il dietro della nostra borsa nello stesso identico modo e lasciando sempre la stessa identica apertura. Allora, quindi una volta terminata la nostra borsa, come ultima cosa ho deciso di andargli a inserire un manico a tracolla con una catena in resina fatta in questo modo, secondo me molto bello, che si abbina tantissimo al colore dell'inserto e impreziosisce ulteriormente la borsa. Una catena che andremo a fissare con un anello a moschettone dorato, perché la catena qui ha gli inserti appunto dorati. Io l'ho già inserito qui dall'altro lato, vedete, in questo modo c'è
l'anello con agganciata la catena, quindi non c'è niente da cucire, si fa semplicemente passare. E adesso vi faccio vedere come. Allora, io qua ho calcolato che in questo modo più o meno andava a finire la pattina, e quindi un po' di giri sotto ho attaccato l'anello. In totale sono 14 giri da qui, quindi adesso dall'altra parte andrò a contare 14 giri da dove inizia la pattina, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Qui dovrò andare a inserire il mio anello a moschettone, che vado a farlo passare attraverso due punti, quindi molto semplicemente, vedete, lui si apre e io vado ad agganciarlo. Prendo una maglia e lo faccio entrare, dopodiché lo riapro, vado a inserirci, vedete che qui c'è un anello lasciato apposta nella nostra catena per poterlo agganciare così o cucire, lo inserisco all'interno, chiudo il tutto ed ecco che ho in due semplici mosse attaccato anche la tracolla alla nostra borsa. Adesso come ultimissima cosa non ci resta che andare a cucire la calamita, come dicevamo, una parte qui al fondo della pattina e una parte in corrispondenza qui, in modo che anche il nostro tombolino abbia una chiusura. Allora, guardate, ho terminato di realizzare la round bag, quindi come abbiamo visto abbiamo inserito la catena qui con gli anellini, e dopo, come ultima cosa, come vi dicevo, sono andate a cucire una calamita qua che funge, diciamo, proprio da chiusura della nostra pattina e della nostra borsa. E questo appunto è il risultato, io sono soddisfatta. A me stava rigida così, quindi non ho fatto assolutamente nulla. Se per caso non dovesse starvi così rigida, perché magari tendete a lavorare un pochino più con una mano un po' più morbida e quant'altro, potete pensare di irrigidirla con la rete, ma altrimenti, ripeto, la mia stava su così, quindi vedete un po' voi, in base anche al cordino che utilizzate, può anche variare da quello. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao!